Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo ancora qui nella serie delle 7, la SS, la 7 Series, serie delle 7, la SDS. Sulla SDS, ecco, è più carino la SDS, hashtag SDS. E signori miei, per l'avventura di Papa Maullo alla guida dei gamberetti nella rincorsa verso la conquista del mondo, raga. Dobbiamo riuscire a conquistare qualsiasi trofeo, raga, non ci riusciremo mai, però sognare non è mai stato, non è negato a nessuno, raga. Noi possiamo sognare tranquillamente. Detto questo ragazzi, io prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti e per il sostegno che state dando a questa serie. Mi raccomando, numerosi, e portiamo avanti questo sogno dei gamberetti. E ho detto questo video, vi ricordo di seguirmi su Instagram e su Facebook, mi trovate come Maullo941, che troverete sia aggiornamenti del canale che cose che pubblico. Detto questo ragazzi, partiamo col video. Siamo in casa contro il crew. Noi abbiamo Diagurara da sostituire. Fuori Diagorala, dentro Brewit, che è un poco nervoso. Leviamo Delev, che gioca Sullivan. Sullivan, Craston, gli diamo un'altra titolare. Se non sbaglio, Raja qui, Braxton. No, raga, stiamo iniziando ad entrare in una fase del campionato troppo importante per sbagliare le sostituzioni. Ah, sì, Diagorala però dobbiamo levarlo dalla panchina. Diagorala lo dobbiamo levare dalla panchina e mettiamo Delev. Allora, scendiamo in campo, siamo, ricordo, quarti a un punto dal Colchester, che però ha una partita in meno. Dettagli, noi dobbiamo continuare a fare la nostra strada. Siamo in campo contro il crew, a casa nostra. Loro vengono da un pareggio contro il Macclesfield. Noi ci pareggiamo 1-1, mannaggia. 1-1, Stockholm e Kirk. Abbiamo pareggiato noi il 79esimo. Porca miseria, allora è un punto guadagnato, raga. Perdavamo 1-0, un punto guadagnato, un punto sudato. Un punto sudato e guadagnato. Allora, vai con gli allenamenti. L'anno prossimo ci sarà una squadra rivoluzionata. Hamilton sale a 42, Reid sale a 59. Buono così, anche McNeil, il nostro portiere, il nostro capitano futuro, sale a 60. Bella così. Vediamo un attimino qui le mail, cosa dicono. Resoconto squadra, aggiornamento dell'osservatore. Ok, vediamo cosa ci porta Riley Ross, 67-87. Ma continuiamo a seguire questo, raga. Potrebbe essere interessante. Poi abbiamo Alastair Scott, 64-86, no. Douglas Mitchell, 56-76, no. E Sean McNeil, 47-65, no. Niente da fare, raga. Ci teniamo solamente lui. Continuiamo a osservare lui. Squalifica scontata per Diagugurara, perfetto. Mi dite solamente quanti soldi abbiamo noi? Noi abbiamo 810, niente praticamente. E con i giovani che dovevamo fare? Ingaggia un giovane in prima squadra nella stessa stagione in cui sono stati eseguiti schiere per 5 partite dall'inizio di una gara in corso. Ingaggia almeno due giocatori con meno di 20 anni con un potenziale superiore alla valutazione media dei giocatori attualmente. In quel ruolo. Questo non ci riusciamo a farlo, raga. Il primo sì, il primo lo possiamo fare tranquillamente. Perché potremmo prendere sia il portiere. Anche se... quanti portieri abbiamo? Abbiamo due portieri. Sia il portiere sia un esterno sinistro. Però intanto continuiamo così. Siamo ancora a marzo, raga. Allora, resoconto non ci interessa. Andiamo avanti. Eccola qui, la prossima partita è il 7 marzo 2020. Possiamo fare gli allenamenti? No. La rosa come è combinata? Allora, vedere di confermare tutto. A parte qui che torna Diagugurara. Diamo un'altra partita a posto di Craston, mettiamo il nostro Park, mi sta più simpatico, e stop. Non facciamo altre sostituzioni, raga. Andiamo in campo così, contro il Newport, fuori casa. Newport viene da una vittoria contro l'Oldham Athletic. Aia, il 7 marzo 2020. 2-1 per noi, bella così, gol di Stockholm, Delev. Bella così, la vinciamo noi con un rigore all'82esimo, porca miseria. E sono entrati Lewis, Delev e Craston per Wilding, O'Sullivan e Sutton. Bravo il nostro Papa Maullo, il nostro allenatore in seconda. Il nostro Papa Maullo indovina la tattica e ci porta i tre punti belli. E siamo terzi, raga, siamo terzi, attenzione, con una partita in più rispetto a Colchester. Siamo a 71 punti e il Colchester a 69, raga. Attenzione, si inizia a fare calda la situazione. Hamilton diventa un 43. Buono, Hamilton sale. Bravo Hamilton. Allora, se Raid arriva a 60 io me lo porto in prima squadra.
Se Reid diventa un 60 me lo porto in prima squadra. Va bene, sì, cos'è? Il discorso dei giovani. Va bene, ora vediamo, ora vediamo. Ora vediamo, qualcuno ce lo portiamo, non vi preoccupate, qualcuno ce lo portiamo. Andiamo avanti. Mamma mia, siamo terzi, raga. Non ci avrei mai scommesso nulla di fare un campionato del genere. Però stiamo andando bene, stiamo andando bene. Allora, partita contro il Plymouth. Il Plymouth siamo completamente riposati. E direi di giocare così. Bisogna battere il ferro finché è caldo, sperando di riuscire contro il Plymouth, che viene da una vittoria contro il Maxfield. Una sconfitta per 5-0 contro il Bedford. Cosa facciamo noi? Pareggiamo. Ma perché le partite in casa le pareggiamo? Raga, porca miseria, ci hanno pareggiato loro all'80esimo. Gol di Park di Agugurara. Cartellino giallo per Raja e sostituzione di O'Sullivan per Delev. Perché le partite in casa le pareggiamo? Raga, mannaggia la miseria. Ci è preso la pareggita in casa. O'Sullivan. Ma non ha giocato O'Sullivan titolare? Ma è impazzito O'Sullivan. O'Sullivan è impazzito, raga. O'Sullivan è impazzito. Si lamenta che non gioca. Hamilton diventa un 44. Mitchell diventa un 59. Va bene così, va bene così. Va bene così. O'Sullivan è impazzito. Cioè, l'ha giocata adesso titolare. Mi sta in giro di cambiare sulla scorsetta a ripensare il tuo posto di squadra. Ma ha giocato adesso. Boh, fino a poco fa si era contento che era stato in campo. Beh, porca miseria, il Colchester con una partita in meno ci ha pareggiati. Siamo a 72 punti. Allora, andiamo a sistemare la rosa, signori miei. Adesso siamo un poco stanchi, però ce la possiamo fare. Qui mettiamo Delev, Park, Raja, Sutton, Diagora, Willing. Niente, niente, l'unica cosa, rimetto Delev titolare. Rimetto Delev titolare e scendiamo in campo così. Siamo ospiti contro il Forest Green. Siamo ospiti contro il Forest Green, che viene da una sconfitta contro il Northampton Town. E contro di noi pareggiamo. Niente, raga, è finita. Ci hanno pareggiato l'88esimo, dai, non si può fare così. Ci hanno pareggiato l'88esimo. Mannaggia. Sogno promozione diretta, raga, svanisce. Svanisce in questo preciso momento. Con una partita in meno, il Colchester è a 2 punti di vantaggio sopra di noi. Con una partita in meno, il Colchester è a 2 punti sopra noi. Peccato, peccato, ci credevo tanto. Ci toccherà andare a fare i playoff e non so quanto sarà una cosa buona fare i playoff, praticamente. Perché sono sempre partite dirette. Allora, andiamo a vedere il nostro osservatore cosa ci ha portato. Yu-Gi-Oh, Raja e Tonev sono stati convocati in nazionale. Oliver Shaw, 45-63, no. Nicholas Davis 51-71, no. Cameron Morgan 64-88, no. Dai, dobbiamo cercare quelli col potenziale di 90, se no non facciamo nulla. Allora, io purtroppo ho la squadra completamente stanca e non c'ho che cosa fare. C'ho la squadra molto stanca e non c'ho che cosa fare, signori miei. Io confermo loro, sperando nel turno poi di riposo un po' più lungo, in casa contro il Stevenage, che viene da 3 sconfitte consecutive. Dico, riusciamo a portarci a casa i 3 punti? Oh, 4-1, bella vittoria. Gol di Raja, Delev e doppietta di Wilding. Poi sono usciti Old, Delev e Stockton per Craston, O'Sullivan e Slow. Buono, 4-1, che ridà molare alla squadra dopo una serie di pareggi che ci hanno veramente fatto venire la pareggite. Mamma mia. Dai, Hamilton sale a 45. Bravo Hamilton. Bravo. Nicholas è diventato un 60. Buono. Reid non ne vuole sapere niente di salire. E McKinley sta diventando un 61. Allora io direi, andiamoci a prendere Reid, raga. Andiamoci a portare Reid in squadra. Allora, Young c'ha 15 anni. Race Reid COC. McNeil un 56. 74-80, no, portiamoci il Raid, promosso in prima squadra. McNeil è un 56 con potenziale 74-80, mi dispiace, ciao McNeil. Douglas McKinley, 76-90, lui è il nostro portiere futuro. Alastair Mitchell, il TS è un 59-81-87. Il nostro The Rock, ora The Rock lo teniamo ancora lì. Hamilton deve crescere. Nicholson è un 60 nell'esterno sinistro. Io quasi quasi Nicholson è un 79.
93 79 93. Io quasi quasi Aidan Nicholson me lo porterei pure in squadra. Liam Rose 70 86 81 59. Rose, è stato un piacere, ma ti cedo. Ok, dopodiché Alan Alastair Mitchell. Potremmo portargli rosa, ma non tanto. Mi porto invece rosa Aidan Nicholson. Me lo porto in rosa, raga. Me lo porto in rosa, così riusciamo a. Bel lavoro. Oh, abbiamo fatto un obiettivo. Bel lavoro, cresce giocatori. Cosa abbiamo fatto? Il discorso del. Ah no, abbiamo ingaggiato due giocatori. Ok, perfetto. Perfetto, così possiamo fare anche dei cambi un po' migliori, sia a centrocampo che sulla corsia di sinistra, raga. Perché sulla corsia di sinistra abbiamo solamente il pelatone che, diciamo, non mi dà tutta questa sicurezza. Allora, chi è che sta mettendo? Giovane vuole andare via. Davy Johnson, il nostro The Rock. Ah, va bene, The Rock lo porteremo in prima squadra. Lewis sta attraversando un buon momento, ci penserò. Va bene, allora io devo fare esordire. Allora, portiamoci pure a casa The Rock, raga. Il nostro The Rock vuole diventare importante, c'ha 18 anni, promuoviamolo, vediamo se riusciamo poi a farlo diventare importante. Qui, perfetto, raga. Tonev è andato in nazionale, quindi è la partita giusta per Nicholson. Perfetto. Gnobru gioca Rocher. Al posto di Raja gioca Braxton. Per forza. E poi chi ci siamo portati noi? Chi ci siamo portati? Se non sbaglio, siamo. Allora, c'erano Lewis che vuole giocare. Perfetto. E no, Red ce lo teniamo buono. Mi sa che però ho dimenticato qualcuno in panchina. Non è vero? Sì, infatti. Ho dimenticato qualcuno in panchina da levare. Allora, leva Raja e metti dentro Raid. E ti porti pure Bruwit al posto di Nyagurara. Perfetto. Ok. Stiamo facendo esordire il nostro 2-2 giovane. No, uno solo. Uno solo. Il nostro esterno sinistro contro il Leyton Orient. Speriamo di riuscire a portarci a casa i 3 punti contro il Leyton Orient, raga. Che viene da una vittoria contro il Charles. Charles Lee. Attenzione, ai 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 ai. 2-1 per noi, bella così. Gol di Nicholson e Delev. È uscito Wilding per O'Sullivan. È ammonito anche lo stesso Delev. Buono così, buono così. Nicholson, ma Nicholson non è l'esterno che gioca che ho promosso adesso, raga. Grande Nicholson, all'esordio già in gol. Bravo Nicholson. Mi è piaciuto sto giovane. Nicholson, già subito. Così, arriva già. Segna il gol decisivo. Continuiamo a allenare i nostri migliori. Raid che diventa un 60. Buono. McNeil diventa un 61. Buono così. Bravo McNeil. Bravo McNeil. Va bene, ragazzuoli. Allora, Lewis ringrazia e noi ci andiamo a parlare. Cosa è successo? No, Lewis ringrazia e noi ci andiamo a parlare. Andiamo a parlare con Lewis. Sono contento per te. Prestazione autorevole. Bella così. E niente. Andiamo avanti. Vediamo. Anzi, no, fermiamoci qui. Col dubbio dell'osservatore che ci porterà, cosa ci porterà il nostro osservatore il 1º di aprile. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per il sostegno che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirvi su Instagram e su Facebook. Mi trovate come Maullo941. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella, raga. Ciao!